nell'odierno scenario di classe, a subire gli attacchi dell'aristocrazia finanziaria non è soltanto il vecchio proletariato, ma è la borghesia stessa, il ceto medio imprenditoriale, la classe media, la si può chiamare variamente, ma questo è il concetto di cui stiamo trattando. L'aristocrazia finanziaria procede con solerte continuità all'offensiva costante ai danni e del vecchio mondo proletario e del vecchio mondo borghese. Da questo punto di vista ho scelto di impiegare la formula gramsciana di rivoluzione passiva per alludere al mondo post 1989. Che cos'è una rivoluzione passiva nel quadro teorico dei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci? La rivoluzione passiva è una rivoluzione gestita dai dominanti a proprio beneficio esclusivo. La rivoluzione passiva è la rivoluzione con cui la classe dominante modifica e trasforma l'assetto del modo della produzione, il blocco storico, diremmo con Gramsci, non già per favorire un oltrepassamento modale a nuovi modi della produzione, bensì per conservare il modo della produzione egemonico, rinsaldandone la struttura asimmetrica e quindi intensificando il proprio dominio di classe. Il 1989 corrisponde, contro lo storytelling dominante, a una liberazione, certo, ma è la liberazione del capitale finanziario rispetto a tutte le forme che ancora, sia pure contraddittoriamente, lo tenevano a freno. Vecchie forme proletarie, diritti sindacali, conquiste sociali, vecchie forme borghesi del mondo della vita, famiglia, etica pubblica, enti pubblici come la sanità, la scuola, i sindacati e poi lo Stato sovrano nazionale come compimento dell'eticità borghese, si vedano i lineamenti di filosofia del diritto di Hegel, lo Stato nazionale come etica realizzata per la borghesia. Ecco, dopo il 1989 sono esattamente le conquiste del mondo borghese e del mondo proletario a essere sotto attacco. È la elite dominante, l'aristocrazia finanziaria, che conduce consapevolmente la propria lotta di classe. Il conflitto allora si ridispone, come dicevo, nella forma di un'inedita, grandiosa rivoluzione passiva che i dominanti stanno gestendo con successo per rinsaldare il loro dominio.